Ad Orsogna è passo falso 65-57 il finale con l'Unibasket che esce sconfitta dalla sfida contro la Robur Osimo al termine di una prestazione poco convincente che ha visto gli uomini di Cora sbagliare molto sia in fase difensiva che offensiva, con medie ben lontane dal livello e dalle potenzialità della squadra. Padroni di casa che si sono quasi sempre trovati ad inseguire una Robur che è riuscita a trovare linfa vitale dai canestri di Dubois e soprattutto fosforo e idee dalle mani del play Bugionovo spinando il fianco per l'Unibasket. Sotto accusa però un arbitraggio non all'altezza della situazione che ha penalizzato il gioco dei locali. Per la cronaca, ospiti che chiudono il primo quarto avanti di 13-19, seconda frazione che vede la reazione frentana col vantaggio al riposo di 30-28, si rientra in campo e una tripla per gli ospiti fa subito saltare i piani di un possibile allungo rossonero, anzi Osimo arriva col vantaggio di più 10 a poco più di 4 minuti dalla fine del penultimo quarto. La truppa di Corà prova ad aggrapparsi ai chili di Kukinas, ma gli ospiti chiudono con il canestro di Dubois che li spinge fino al più 11, 38-49. Ultima frazione, lancianesi che cercano di ricucire il distacco, le cose sembrano andare per il verso giusto, però Osimo riapre definitivamente il match con due tiri liberi, una tripla che in pratica chiude il discorso. A fine gara il presidente Valentinetti non ha nascosto le proprie perplessità per l'operato della terna arbitrale che ha fortemente penalizzato l'Unibasket. Sentiamo. Sono esterrefatto, una partita di rugby è stata, di pallacanestro non se ne entra solo perché uno è alto 2 metri e 11, può subire qualsiasi fallo dal braccio in sotto, è una cosa incredibile, arbitri che sono assolutamente non all'altezza, soprattutto chi arbitrava nella parte bassa, veramente io sono deluso dalla preparazione di questi due arbitri che sono venuti oggi, di Macerata e di Ancona. Quindi due marchigiani ad arbitrare una squadra marchigiana contro una squadra abruzzese. Questo non toglie la prestazione negativa che abbiamo avuto noi, questo, sicuramente abbiamo avuto una prestazione negativa con delle percentuali basse, ma loro hanno assolutamente permesso un gioco aggressivo, ma ai limiti qualsiasi contatto era un contatto che poteva essere valutato come un contatto intenzionale.